Il reddito di cittadinanza da Luigi Di Maio a Serafino Massoni. Dico Luigi Di Maio perché un caro amico telespettatore, Dario Cirasaro, mi ha inviato un magnifico video dove Luigi Di Maio viene intervistato da Bruno Vespa e si vede Luigi Di Maio che ce la mette tutta la sua buona volontà. Però Bruno Vespa incalza, dice, i quattrini dove li troviamo? E continua, Bruno Vespa continua a mettere i bastoni fra le ruote e Luigi Di Maio ce la mette tutta. Però Luigi Di Maio, per esempio, non tiene conto del fatto che noi siamo in Italia. In Italia c'è Roma. Roma è il centro del cristianesimo cattolico. E i seminari del cattolicesimo, sia in Italia che in Europa, sono quasi deserti. E il cattolicesimo deve far ricorso ai preti che diventano preti. I seminari, per esempio, africani o sudamericani, per cui l'Italia si sta piano piano riempendo di preti cattolici neri o sudamericani, perché i nostri seminari sono tutti vuoti. E perché i seminari africani e sudamericani sono tutti pieni? È perché nel seminario tu studi e senza spendere un quattrino fai colazione, pranzo e cena, vitto, alloggio, c'è tutto nel seminario. Per questo che gli africani ci vanno a frotte nei seminari e poi vengono qua da noi in Europa a fare i parroci. Allora ci vuole una trasmutazione dei valori per avere il reddito di cittadinanza. Almeno per le giovani generazioni, che sono quelle più a fischio, il Movimento 5 Stelle deve invitare i giovani ad entrare in seminario. In seminario. Tutti in seminario. E lì hanno risolto il problema, Ci possono entrare in seminario, che so, a 11 anni, a 15 anni, a 20 anni, a 25 anni, perché ci sono anche le conversioni tardive. Uno può entrare in seminario pure se in cassa integrazione guadagni. Anche San Paolo si è convertito al cristianesimo in tarda età, va bene, anche Sant'Ignazio de Loyola si è convertito in tarda età. E allora ecco qua il reddito di cittadinanza, tutti in seminario. Poi escono dai seminari tanti preti, sacerdoti cattolici, e si ricomincia con una nuova evangelizzazione del pianeta. Quindi finisce l'ondata dei preti neri o sudamericani che vengono qua da noi a fare i parroci, e ricomincia l'ondata dei preti ariani indoeuropei che se ne vanno in tutto il mondo per una nuova seconda evangelizzazione. Ecco il reddito di cittadinanza. Luigi Di Maio, e con questa mia proposta e Bruno Vespa non c'aveva più niente da dire. La mia è una proposta che mette a posto tutti. Dice, e vabbè, ci vuole la vocazione. Ma no, non ci vuole la vocazione, basta un po' di buona volontà. C'è già un mio video intitolato Fatti prete, sarai felice, un video antico. Ecco come la risolvo io la questione del reddito di cittadinanza, perché i seminari sono aperti per tutti, non solo per i giovani che non hanno il posto di lavoro, ma anche per i meno giovani che il posto di lavoro l'hanno perduto, i cassi integrati. Uno la vocazione può dire che gli è arrivata pure a una certa età, capito, cari amici? Poi casomai fosse sposato può sempre dire, beh, ci ho avuto la chiamata, si chiama la chiamata, la vocazio. Vabbè, cari amici, io chiudo sempre mostrando a voi e a Luigi Di Maio
Questa è mia opera, capito? Questa è mia opera. E poi evidenzio per l'ennesima volta che è meglio che il Movimento 5 Stelle stia sempre all'opposizione. Meglio che stia all'opposizione, capito? Meglio che stia all'opposizione a controllare chi sta al governo. Ok, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.